al professor Sorgiovanni forse uno degli assessorati più importanti, quello che ridisegna la mappa della città. Ma insomma, lei che idea c'ha? Io ho l'idea che il territorio di Crotone va riqualificato, rigenerato, cercando di consumare meno suolo possibile, e questo processo però deve essere partecipativo. Quindi dobbiamo riprendere il PSC con la fase della partecipazione, quindi seguire tutti gli step che la legge regionale prevede e vararlo nel più breve tempo possibile. La città ha bisogno di rigenerazione e riqualificazione. Abbiamo visto come il centro storico, come sono i quartieri della periferia. Ho anche delega sulla mobilità e trasporti, quindi è una delega a tutto tondo che sarà molto impegnativa. Il sindaco ha riposto in me questa fiducia, spero di ricambiarla con un buon lavoro per i cittadini. Io spero che gli effetti si vedranno, e si vedranno anche nel breve e medio termine. Quindi lavoreremo per questo. Ripeto, i principi ispiratori sono quello della tutela e valorizzazione. Io penso all'urbanistica negoziata, ma anche ordinatoria, nel senso che il comune deve dare, l'ente che promuove il piano strutturale deve dare delle linee di indirizzo molto rigorose e che siano da guida per i cittadini e per i tecnici e per gli operatori del settore. Metterò molta attenzione sul centro storico, perché avendo anche la delega del centro storico, il centro storico per me è il fulcro della città di Crotone e bisogna dargli una dignità che merita, quindi con investimenti sulla sicurezza, sui servizi e sulla fruibilità. E le periferie, perché le periferie sono abbandonate a se stesse, quindi il decoro urbano sarà uno degli aspetti su cui impegnerò il mio tempo con tutte le mie risorse tecniche, umane e il mio impegno. Vi assicuro che ce la metterò tutto per rispondere, ripeto, alla fiducia che il sindaco ha avuto in me.